Quando è partito sembra che questo cortometraggio sia costato, questo progetto sia costato 100-200 mila euro, perché dopo facciamo un film da 100-200 mila euro o facciamo questo, però non è così, insomma. No vabbè, però abbiamo speso ci sono i servizi di 200 mila euro, però, della mostra e dell'installazione. Sì, 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 sì. Senti, però sono aperta ancora del quotidiano Liberazione. Che cos'è? Quali sono gli ostacoli più grossi? Sono quelli di non avere soldi, ma io ho l'impressione da quello che sono riuscita a capire da te che c'è anche un ostacolo interiore, intimo, cioè il fatto di muoviamoci, cioè come se uno si dovesse dare una spinta. Sì, sì, c'è un ostacolo anche nel dire che può fare cinema nel 2008 integrando un prodotto di museo, di mostra e di libro senza mai gonfiarli, ma cercando di essere autonomi. Se tu entri nella mostra non vedi le foto di scena del film come le vedi qui, ma bensì c'è un appeso, tutti questi quadri appesi, ed entri in soggettiva totalmente dentro un'altra cosa. Quindi c'è uno studio di una cultura del progetto che c'è dietro sul lavoro di museografia. Poi ti stacchi e vedi il film. Cioè, quindi c'è un'idea di dire, si può fare, non che non abbiamo la distribuzione e facciamo questo tipo di cinema, no, facciamo questo modello di cinema, al di là se c'è quella distribuzione o no, e vi posso garantire, perché l'abbiamo fatto ed esiste, che si possono fare le cose. No, però non ho mai risposto, scusami, okay. Te lo richiedo, quali sono le difficoltà maggiori? E poi, quando dici modello di cinema, ecco, allora aggiungo una domanda a quella precedente, modello di cinema, spiegamelo un po' meglio, perché adesso mi hai fatto una descrizione di ciò che potremmo vedere in mostra, però... Sì, no, il modello di cinema per me, per quello che penso io di modello di cinema, in questo caso parlo anche di un modello distributivo e anche di un modello comunque molto più tecnico, non solo comunque di quello che si vede. L'idea di cinema che io ho in mente è quella di unire, di assemblare un progetto museale e contemporaneamente di utilizzare il film all'interno del museo. Questa è l'idea, però chiaramente cercando di non fare mai, ripeto, dei gonfiamenti, perché mi piace fare le cose multidisciplinari che vanno di moda, ma perché proprio venendo dal Politecnico ho un background che mi permette di passare dal tratto penna al lavoro di regia, cioè mi viene normale, non perché voglio fare cose in più. E il fatto, come dici tu, di questa cosa intima è proprio vedere gli altri paesi che fanno, ragazzi, per gli amici miei del 25 anni stanno alla terza opera o fanno cose diverse qui sempre a lemosinare. Allora abbiamo detto, gridi, facciamo, proviamo, no? Proviamo a fare non pure una piccola cosa, però proviamo. Era questo, non so se ho sbagliato la risposta. Grazie. Grazie. Potete dirci qualcosa di più sul progetto che non decolla? Il progetto che non decolla è un progetto che non decolla, dunque sul contenuto del progetto forse è più giusto che parli José. Io voglio anticipare, allora io sono sempre colpito da José quando fa questi suoi sfoghi, e onestamente non sono d'accordo in toto con lui. Io credo che il progetto di José, cioè sarebbe facile oggi dire il progetto di José non decolla perché non ci sono i soldi, ma a me francamente questo non è un discorso che mi interessa fare. Io credo che noi stiamo vivendo un momento abbastanza definito e chiaro di quello che è il cinema di questo paese, cioè il cinema di questo paese sta diventando un cinema sempre più uguale a se stesso, e quindi quando si tenta di fare qualche cosa che non vada in quella direzione diventa difficile farlo, però detto questo la responsabilità è anche di chi vuole fare qualche cosa di diverso, e quindi io non mi sono mai sentito una vittima, io sono uno che è sempre stato, diciamo, ai limiti, no? Sono uno che è entrato nel mondo del cinema, ma è sempre rimasto all'estremità sinistra, ma comunque all'estremità.
quindi però voglio dire, è stata una scelta per certi versi. Io non mi sento vittima di niente, poi ho le mie rabbie in un paese in cui si continua, che se ne dica, che dicano i numeri, si continua a aver concepito un sistema per cui per fare un film o piaci a 5 persone o un film non lo fai. Però detto questo, il progetto di José stenta a decollare perché è un progetto fuori dagli schemi, e quindi dobbiamo essere consapevoli che troveremo molta più difficoltà rispetto a un film che è negli schemi o che almeno tenta di essere negli schemi. Detto questo, poi sul contenuto del progetto è giusto che ne parli José, perché lui l'ha concepito, lui sono anni che ci lavora, e quindi è giusto che ne parli. Sì, Presidente. Saluto io il Presidente della Regione Puglia, scusate se perché è arrivato ora, e rispondo alla domanda del film. Il film, in poche parole, e anche questo è un prodotto complesso. Mi piace che si dia complesso perché mi piacciono gli ornitorinchi, perché non riesci a capire come sono, come diceva Eco, la strategia, diciamo, di questa cosa meravigliosa dell'ornitorinco, la semantica. Allora l'idea era questa: spero che quando giri il film, ovviamente è una sceneggiatura, c'è una drammaturgia dietro, è normale che non puoi fare 8 minuti o 90 minuti così. Quegli 8 minuti li potevi fare così perché non volevamo fare il corto, ma volevamo dare un'idea diversa. Negli 80 minuti sono battute, c'è un taglio. La storia qual è? C'è un mondo sottoterra e un mondo sopra, e c'è un mondo di sopra dove praticamente c'è una politica che praticamente è meravigliosamente bello brutta, però c'è delle signore anziane che credono che sotto c'è qualcosa e si ostinano e dicono sotto c'è sicuramente qualcosa, e cercano quell'altro che non si trova sopra. Però ci sono dei mostri che non sono quelli che fa George Lucas con la sua fabbrica, ma ci sono dei nuovi modi proprio di anche di progettare il mostro, che non è il solito mostro, cercando di fare uno studio. Ci sono 3.000 studi sui mostri, quindi c'è un modo di storyboard, di progettazione come l'abbiamo fatto qui, che chiaramente anche nel film c'è. Quindi mi piace raccontare la città con tutta la sua complessità, però creando una storia, creando un mondo. Centralmente tutta questa storia c'è il mosaico di Otranto, quindi tutti i misteri che ci sono nel mosaico di Otranto, che è chiaramente il più grande mosaico in lunghezza orizzontale, tutti i loro dubbi sono lì, e lì si concentra il mondo della cultura mediterranea con il mondo della cultura occidentale, con il mondo della cultura indiana. E quegli anziani che non capiscono niente, che non sanno niente, però credono che là sotto c'è qualcosa, e contemporaneamente la politica inizia a macellare, vota quello, vota quell'altro, e quelle persone sono fantastico. Allora non si capisce che cosa succede. In tutto questo c'è un'operazione in cui si sbloccano questi mostri, diventano parte rappresentati nel museo, e poi entrare in un mondo totalmente suo, e contemporaneamente c'è anche un modello di affissione, che non sono quelle affissioni che si fanno ora a livello urbanistico, dove chiaramente si mettono queste affissioni, se notate, no? di questi manifesti artistici che vanno in giro, ma c'è uno studio tra urbanistica e affissione del team, quindi si unisce a urbanistica. Dico questo perché comunque abbiamo fatto uno studio prima su un modo di creare un'affissione che non sia la solita pacchianata o la cosa bella del bel manifesto, ma qualcosa che tocchi veramente la gente. Questo piccolo progetto della cena è in sintesi quello che si vorrebbe fare. Io ripeto, non importa se noi non facciamo altri lavori, però questo l'abbiamo fatto, lo ripeto con molto orgoglio, per me è stata veramente una crociata fare questo. E voglio dire una cosa, non perché c'è Nichi Vendola, perché ho mandato a quel paese 300 persone anche quando stavo in regione o in provincia, però lo devo dire, i bandi che ho notato nelle politiche giovanili della regione Puglia, lo dico perché ho conosciuto tutti, mi hanno aiutato uomini di centrodestra e uomini di centrosinistra senza avere raccomandazioni, sono andato, ho aperto il progetto e gliel'ho fatto vedere, però i bandi sono bandi che sono del 2008. Cioè non sono bandi del ministero dell'Ottocento, cioè quando ti presentano un bando del politico, cioè, lo vedi, lo leggi, il ragazzo lo capisce e lo scrive. Ecco che cosa vuol dire, nonostante ho aspettato 200 anni ad aprire quelle porte, ad aspettare l'attesa, però quando hanno visto il progetto hanno capito. Allora la forza è quando la politica veramente insieme a un progetto si uniscono le cose, non quando io devo andare al ministero e devo chiedere la raccomandazione. O quando c'è il solito modello ministeriale dell'articolo ex articolo 8, quando io presento una cosa, ti dico che faccio cinema, come un prodotto museale. Le politiche giovanili della regione l'hanno capito. Perché? Perché hanno detto, ragazzi, avete idee, fate. Poi se sbagliate vi bocciamo. Se vi bocciamo. Questo va al di là dei colori. Scusate, eh.
Canti nel salone, tavolo solo su ordinazione, un'orchestra, pezzi a richiesta, repertorio della festa. Fammi a prendere il tabacchino, due nazionali esportazione. Se vuoi andare fai attenzione alle raccomandazioni. A zuppa zuppa zuccherino, appozzati di vino pachino, ti presento mio cugino appena tornato dal Canada. Tiene una macchina truccata parcheggiata fuori strada.